Ciao a tutti, benvenuti o bentornati in questo canale, miei carissimi un po' creativi. Io sono Vincenza e oggi vorrei mostrarvi due tipologie di penne stilografiche. Una è una penna stilografica, l'altra usa le cartucce della penna stilografica. E ne approfitto per salutare Umberto del canale Harmony Jazz Studio, che appunto è un appassionato anche lui di penne stilografiche. Vi consiglio il suo canale perché è un pianista, un canale di musica, è un pianista, un arrangiatore, è veramente bravo. Allora passiamo a queste penne. Una sono tutte e due della Carioca. Una è questa, la classica penna stilografica, e l'altra è una, diciamo, penna che utilizza la cartuccia, quindi per questo mi piace pensare che sia comunque una stilografica. Di questa io ho già la penna blu pure, come questa, o la queste, le ho già utilizzate, però le ho riprese perché costavano pochissimo, erano in offerta. Infatti questa è costata 1,20 euro mi sembra, e questa 1,30 euro, era pochissima differenza, sempre in uno di questi negozi tipo Stockmania, tutto 1 euro, eccetera eccetera. Volevo appunto mostrarvele per la tipologia di penne stilografiche. Fatemi sapere se vi può interessare un video dove mostro altri tipi di penne stilografiche, quelle con le cartucce normali o quelle con le cartucce proprio che prendono l'inchiostro. Fatemi sapere. Cominciamo ad aprirle. Inizio con questa. Al solito le confezioni fanno così e poi si aprono in altro modo. Qui ci sono anche due cartucce disponibili in regalo. Questa. Poi si mette in questo modo, si schiaccia e si comincia a scrivere. Il pennino è di questo genere, è molto bella. Ora le proveremo poi insieme. E poi c'è appunto questa. Queste sono quattro cartucce in omaggio. Se vi può interessare della Pelican, ci sono, non so se è qui in offerta o comunque in generale, sono sei cartucce Pelican a 1,30 euro. Nelle, diciamo, cartolerie normali, va. Invece in quelle cinesi non riesco a trovarle. Prendiamo le forbici, che forse è la migliore cosa. Eccola. Questa è proprio bella, la punta così, e scrive come una penna stilografica. Per chi non ha dimestichezza, diciamo, per le penne stilografiche, queste sono perfette. Io le ho da tantissimi anni, ma proprio vi dico anche, non dico dalle elementari, ma dalle scuole medie sicuramente. Al solito si fa un po' di gioco con così. E ora le proviamo. Partiamo con questa. Allora, scriviamo un ghirigoro, un ghirigoro. È bellissima, si scrive in maniera ottimale, proprio, è proprio bella da scrivere, da usare, da maneggiare, diciamo, molto molto bella. E adesso proviamo questa. Questa ovviamente funzionerà come una penna normale, non c'è bisogno di mettere una posizione particolare. Per questo abbiamo bisogno di farla un po' più usare, diciamo, fare scendere maggiormente la cartuccia di questa. Questa è stata più, diciamo, veloce. Questa ovviamente in qualsiasi inclinazione va bene. E per scrivere un ghirigoro. Sono belle entrambe.
Questa è sempre la mia preferita, la penna stilografica in assoluto, però questa si comporta molto bene, è bella. Non mi piace moltissimo il colore perché l'avrei preferita di un altro colore, però anche l'impugnatura è bella. Qui c'è ora che si chiama il grip per non fare scivolare la mano oppure quando uno ha la mano un po' più sudata, però la consiglio, le consiglio entrambe. Sono molto belle, così mi piace di più. Chiusa. Io spero di avervi fatto una compagnia colorata, che vi sia piaciuto quello che vi ho mostrato e alla prossima. Voi utilizzate le penne stilografiche? Fatemi sapere. Ciao a tutti. Però queste sono, diciamo, dei... Che è? Cioè, a qualunque ora si sentono questi rumori, veramente. Riusciranno i nostri eroi ad aprire questa confezione? Forse sì.